fa freddo. Fa tanto freddo ed è tardi, ma io devo comunque registrare questo video perché poi vado a Lucca, non posso più registrare, devo pur far uscire qualcosa mentre sono a Lucca, ma magari Rebecca Sugar mentre sono a Lucca inizia a fare cose strane e rivelare informazioni che verranno smentite 5 minuti dopo l'uscita di questo video. È brutta la vita dello YouTuber. Ma oggi si parla di Change Your Mind. E Change Your Mind è un episodio straordinario, ma molti non lo hanno apprezzato. Perché? Di base, il grosso difetto di cui tutti si lamentano è la velocità con cui finisce. Dunque, mi sono segnato un po' di domande che vi ho fatto e praticamente la maggior parte delle domande dice la stessa cosa. Perché i diamanti cambiano idea così in fretta? Sì, ho bisogno degli appunti, ok? Diamante Bianco ha una convinzione molto specifica. Diamante Bianco sa tutto perché Diamante Bianco è perfetta e non può essere imperfetta dal momento in cui è perfetta. Si parte da un dogma, ovvero che l'ideale di Diamante Bianco è la perfezione. Diamante Bianco è esattamente come è stata progettata per essere. Diamante Bianco è più resistente, è più pura, ha più poteri, è la creatrice di tutte quante le altre gemme. E dal momento in cui lei ha creato tutte le altre gemme, lo standard per essere perfetti è essere come Diamante Bianco, giusto? Semplice. È quello che ha detto lei in poche parole. Dunque, le tre gemme che lei ha creato più importanti sono i tre diamanti, che lei ha separato da sé perché erano sue imperfezioni che lei non sopportava, per rendersi ancora più pura, ad essere più bianca della luce stessa. E quindi abbiamo la sua parte che aveva troppo il comando, ovvero diamante giallo, la sua parte troppo emotiva, ovvero diamante blu, e la parte troppo incontrollabile, ovvero quella parte che ci rende davvero umani, quella parte che sta dentro di noi, l'ess, la parte più profonda e inconscia, diamante rosa. Quando Steven arriva da lei, lei lo chiama Diamante Rosa. Perché? Perché lui è Diamante Rosa. Semplicemente la gemma di Diamante Rosa è stata incastonata dentro Steven. E Steven è come lo specchio di lapis, ovviamente, perché è letteralmente un oggetto in cui è stata incastonata una gemma. La gemma ha il controllo di quell'oggetto, sì, però comunque la gemma è la gemma. E una volta separate le due cose, lo specchio si rompe e la gemma torna alla sua forma originale, cioè la pesilazzoli. E in questo caso Steven muore e finalmente ritorna Diamante Rosa. E il problema è che quando Diamante Bianco toglie la gemma a Steven, lo sta facendo per dimostrare la sua tesi. Lei ha fatto un calcolo e a rigor di logica è ovvio, scontato che se quella è la gemma di Diamante Rosa, lì dentro c'è Diamante Rosa, che poi prende una forma alternativa e comunque sempre Diamante Rosa. E Diamante Bianco, estraendo la gemma, sta per dimostrare definitivamente di avere ragione. Ora la tolgo e esce Diamante Rosa. Il problema è che non succede. Il problema è che quando Diamante Bianco la toglie, da lì non esce Diamante Rosa, ma esce Steven. La scena in cui vediamo prima Diamante Rosa, poi Quarzo Rosa, poi Steven, è perché la gemma sta un po' ripercorrendo tutte le forme che ha avuto, diciamo, ma non è una scelta la forma di Steven. Quando prende la forma di Steven, non prende la forma semplicemente della parte gemma di Steven. Quello Steven Rosa non è Diamante Rosa. L'unica cosa che sappiamo su quello Steven Rosa con la massima precisione possibile e immaginabile è anche l'unica frase che dice, ovvero she's gone. She's gone in italiano si tradurrebbe come se n'è andata, ma in italiano non è così diretto il riferimento. Significa è morta, non c'è più, non esiste più. Diamante Rosa non esiste più e questo va contro qualsiasi tesi di Diamante Bianco. Diamante Bianco fino a quel momento si è sempre comportato come una che sapeva già quello che stava per succedere. Sapeva già quello che stava nella testa di Garnet, nella testa di Perla, nella testa di Ametista e nella testa di Steven. E aveva ragione! Assolutamente ragione! Perché? Perché Diamante Bianco riesce a calcolare le cose. Sa come vanno, sa come gira il mondo. Diamante Bianco sa tutto meglio di chiunque altro. Diamante Bianco è esperta! Diamante Bianco è perfetta! Ma proprio perché è perfetta, non può avere torto. E se il suo calcolo è perfetto e lei sta dimostrando la sua tesi e alla fine non è che gli
le spiegano, no, guarda, hai torto. Lei da sola dimostra di avere torto. È un controsenso. Com'è possibile che non ci sia più Diamante Rosa? Come fa a non esserci più? La gemma non può essere sovrascritta. Qual è la gemma di Diamante Rosa? La si riconosce. Ha gli stessi poteri. A parte dei ricordi, insomma. Deve essere Diamante Rosa. Quando viene dimostrato che lì non c'è Diamante Rosa, ma quella cosa diventa Steven, Diamante Bianco scopre di avere torto marcio. Scopre che si sbaglia di grosso. E non c'è modo per lei di dimostrare che ha ragione. Ricordate, Diamante Bianco è una persona estremamente razionale. Per tutto il tempo ha sempre usato il ragionamento per dimostrare di avere ragione e per dimostrare che tutti gli altri avevano torto. Perché lei aveva ragione. E quindi per dimostrare che gli altri hanno torto quando tu hai ragione, basta una semplicissima cosa. Dimostrarlo. Ed è quello che lei fa tutto il tempo. E togliere la gemma a Steven doveva essere una dimostrazione di una tesi che non si avvera. Steven umano non è un semplice Steven umano che senza gemma non può vivere perché la gemma gli dà vita. È solo una parte di Steven. Molti hanno frainteso la scena pensando che lo Steven fatto di carne sia Steven a cui è stata tolta la gemma. Mentre Steven Gemma è una creatura magica che viveva dentro a Steven. No! No! Ok? No! No! Sono tutti e due Steven. Steven non è una fusione. Steven è Steven. Steven è un caso a parte. Steven è una cosa che mai era capitata prima nell'universo. Come è stato ribadito più volte per tutta la serie, Steven è una cosa unica, non è una fusione. Infatti, la cosa bella è che si sbagliavano tutte quante. Perla pensava che Diamante Rosa fosse intrappolata dentro a Steven, ma non era intrappolata, non c'è più Diamante Rosa, non esiste più. Non esiste più perché ha cambiato forma, come quando Diamante Rosa era diventata Quarzo Rosa, quello che aveva pensato Ametista. No! Non ha cambiato forma. Non è sempre la stessa identità. Infatti Steven fa scelte diverse, fa scelte individuali. Fa scelte che vanno completamente contro quello che ha fatto Diamante Rosa. Allora ha ragione Garnet? È una nuova entità creata da una fusione? Fra la gemma e un essere umano? No! Perché se fosse una fusione, sia la gemma che l'essere umano potrebbero vivere tranquillamente separati. Invece no. Vedete cosa succede? Steven Rosa vuole solo tornare dalla parte carnale di Steven. E lo Steven di carne vuole solo andare dalla parte di Steven Rosa. Si vogliono solo ricongiungere. Perché? Perché hai separato una cosa che non si può dividere. Come se io dividessi la tua parte destra dalla tua parte sinistra. Sì, molto macabro, ma non è che la parte destra e la parte sinistra si fondono e diventano te. Tu sei te stesso e quelle due parti non sono nulla separate. Così come Steven Rosa e Steven di carne non sono nulla. Solo insieme sono Steven. E se non sono insieme non sono nulla. Steven è semplicemente Steven. Lui non è mai stato sua madre. Ed è il punto fondamentale dell'episodio. Scoprire che dopo 5 stagioni che ci parlano del fatto che Steven in realtà è Quarzo Rosa, Steven in realtà è Diamante Rosa, lui dice io sono mio padre, io sono mia madre, io sono Diamante Rosa. Alla fine capisce no, io non sono Diamante Rosa, io sono Steven. Infatti fateci caso, nel film non dice mai neanche una volta io sono Diamante Rosa, perché lui non è Diamante Rosa. Diamante Rosa era sua madre, Diamante Rosa aveva la stessa gemma, sì, ma quella gemma è come se fosse stata sovrascritta. Quella gemma non è più la stessa gemma. Diamante Rosa non esiste più. Diamante Rosa ora è solo Steven. E quindi Diamante Bianco cambia idea così velocemente. Perché lei non è un essere umano. Un essere umano fa varie esperienze per tutta la sua vita, matura, cresce, cambia. Ma le gemme, come dice anche Diamante Rosa, sbucano dal terreno così come dovranno essere. Diamante Bianco non è vecchia perché è invecchiata, lei è nata così. Lei è nata perfetta, è nata convinta di essere perfetta, è nata esattamente come la conosciamo. Quella Diamante Bianco non è una Diamante Bianco che ha ragione perché è frutto di varie idee che le ha portato avanti per tutta la sua vita, l'ha messa in discussione, eccetera. Lei è nata così. E basta, ha avuto la fortuna di nascere perfetta. Quindi non ha mai messo in discussione quello che lei era, quello che lei faceva o altro. È sempre stata logica e basta. E quando una cosa va completamente fuori dalla logica, ovvero Steven, lei ha appena dimostrato da sola di avere torto. E entra in una crisi. Ovviamente dice, no, non posso avere torto, tu sei Diamante Rosa. E inizia a picchiare pugni a terra, gridando, no, tu sei Diamante Rosa. Non ha senso che io abbia torto, perché io sono perfetta, perché il mio ragionamento è logico. Perché 2 più 2 fa 4,
Non è possibile che io abbia fatto 2 più 2 e mi sia uscito 12. No, non ha senso, perché dovrebbe uscirmi 12? Ecco, lei ha pensato di togliere la gemma e adesso torna a Diamante Rosa. Perché non torna a Diamante Rosa? Non c'è una cosa logica. Allora lo attacca. Attacca Steven. Ma non riesce ad attaccarlo. E anche questo non è logico. Perché quello Steven è così potente? Beh, può essere che sia una gemma più potente perché è più matura, perché ha avuto una vita più complessa, più evoluta, ha avuto il tempo di maturare, di crescere, di migliorarsi. Può essere che quella gemma sia, diciamo, diversa da tutte le altre gemme perché è più umana. E riesce a difendersi perché è l'unica gemma che abbiamo mai visto avere uno scudo. Perché un diamante dovrebbe avere uno scudo? Evidentemente quello scudo è particolare, tant'è vero che protegge addirittura dalla corruzione. Non ha senso! Diamante Bianco non capisce il senso di quello che sta succedendo. Non capisce come sia possibile che Steven la batta. Non capisce come sia possibile che Steven con un solo grido la faccia cadere a terra. Non capisce come sia possibile che lei non possa prendere il controllo di Steven. Non capisce come sia possibile che Steven non sia Diamante Rosa. Impazzisce e inizia a sbattere i pugni a terra incazzata nera, dicendo: no, tu non puoi non essere Diamante Rosa. E dopo essersi incazzata come una bestia e aver sbattuto pugni a terra, Steven le fa notare un'ultima cosa. Diamante Bianco dice: ok, perché continui ad essere un bambino? E Steven risponde: oh, ma io sono un bambino. Tu che scusa hai? Che non è un semplice no, sei tu la scema. Non è questo che ha detto Steven. Steven ha messo in evidenza che Diamante Bianco sta sbattendo i pugni a terra. Diamante Bianco si è appena accorta del fatto che, visto che lei non ha ragione, si è arrabbiata. È un'emozione la rabbia. La rabbia è un'emozione. Diamante Bianco non ha il permesso di arrabbiarsi. E si è appena resa conto di essersi incazzata. Quando ha scoperto di avere torto, Diamante Bianco si è incazzata come una bestia. E ha perso il controllo. Ma questo significa che lei non è perfetta. E se Diamante Bianco non è perfetta, è scolorita. Scolorita, dopo tutto, non significa che sei una gemma nata deforme, significa anche solo che hai delle idee sbagliate, come Rodonite. Rodonite non è difettosa come Papparaccia, semplicemente Rodonite accetta la fusione, quindi è scolorita perché non segue le regole del pianeta natale. Ma che Diamante Bianco provi emozioni contro le regole del pianeta natale, contro le regole della logica stessa e contro le regole di qualsiasi cosa Diamante Bianco abbia mai creduto? La scena che è appena successa non ha senso. La scena che è appena successa non ha una logica. Diamante Bianco si è incazzata perché non ha una logica e ora ha capito che, oh, vuol dire che io mi sbagliavo. Ma non che mi sbagliavo su Steven e basta, che già questo è gravissimo. Ma, oh, io mi sbagliavo su me stessa, non sono perfetta. Se fossi perfetta, non solo avrei azzeccato in pieno la cosa, non avrei torto, ma non mi sarei incazzata. Non è un comportamento maturo, è un comportamento da bambina. Mi sono fatta prendere dalla rabbia. E a che cosa è servito separarsi da Diamante Blu e di Diamante Giallo se poi lei prova comunque emozioni? Lei ha cercato di liberarsi delle sue emozioni per tutta la vita e adesso le sta provando? Adesso prova rabbia? E quando si rende conto di provare rabbia e Steven le dimostra che le ha torto, prova imbarazzo e arrossisce. Capisce che ha sbagliato, si fa prendere da una sorta di soggezione e arrossisce. È un'altra emozione ancora! E dopo una cosa del genere, Diamante Bianco, che è sempre stata razionale, è in grado di accettare l'idea che, oh, ho sempre avuto torto. Insomma, lei non ha pensato una certa cosa per migliaia di anni per un motivo, lei è nata così. Quindi la sua idea era come se fosse nuova. Per dimostrare che lei aveva torto, bastava dimostrare che lei avesse torto e lei lo avrebbe accettato. E il punto è che Steven ha stradimostrato che lei ha torto. Primo, perché non ha azzeccato che lui fosse Steven. Secondo, perché si è incazzata. Terzo, perché poi si è imbarazzata pure. Diamante Bianco ha provato un sacco di emozioni. Un sacco di emozioni che non sono nemmeno la gioia dell'essere a capo del pianeta natale o arrabbiata perché sta disobbedendo. Una rabbia irrazionale. Lei si è liberata di Diamante Rosa e alla fine dentro di lei c'è ancora Diamante Rosa. Lei si è liberata di Blu e di Giallo e dentro di lei ci sono ancora Blu e Giallo. E non capisce il perché. E davanti a una cosa del genere, non puoi fare altro che ascoltare Steven.
Infatti non sappiamo quanto tempo passi da quando lei decide di ascoltare Steven a quando arrivano sulla Terra. Siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un po' frettoloso quello che succede dopo. Che sarebbe stato carino avere magari un altro episodio ancora di 10 minuti in cui si parla di come Diamante Bianco sta scoprendo lentamente di avere torto, in cui si discute un po' del fatto che Lars arriva sulla Terra, in cui magari ci danno un po' più di tempo per arrivare fino alla soluzione della corruzione, vediamo la reazione di Diamante Bianco. È frettoloso in questo senso il finale. Quello effettivamente è stato frettoloso, dovuto probabilmente a questioni di costi. Far doppiare tutti quei personaggi per un intero episodio forse sarebbe costato troppo. Forse il network insisteva per finire. Forse è stato semplicemente un errore di Rebecca Sugar, che è ancora inesperta, non si sa. Però, figliuoli, è questo che è successo. Non hanno fatto cambiare idea a caso Diamante Bianco. Diamante Bianco è sempre stata razionale e logica, cosa che Spinelle per esempio non è. Infatti Spinelle alla fine capisce da solo di avere torto e cambia idea, perché alla fine la sua è stata una rabbia momentanea, in un giorno lei si è incazzata e lei è passato. Spinelle è molto più umana, mentre Diamante Bianco è come una calcolatrice. Quindi una volta che sbaglia il calcolo, una volta che riconosce di aver sbagliato il calcolo, è razionale. E capisce che deve mettere da parte il suo ego e dire: ok, avevi ragione tu. L'unico modo per essere più perfetta è rimediare al proprio errore. Maturare. Una cosa che una Gemma non aveva mai fatto e che Diamante Bianco ha avuto l'opportunità di fare. Quindi è ovvio che poi Diamante Bianco, Diamante Giallo e Diamante Blu si comportino come zie. Perché stanno diventando più umane. Per questo non sono più imperatrici galattiche, perché stanno tirando fuori il loro lato più umano, più vivo. Con emozioni più semplici, più irrazionali. Alla fine quella fra Diamante Bianco e Diamante Rosa è una sorta di guerra psicologica, un voler dimostrare ognuno le proprie idee, e purtroppo stavolta è Steven ad aver ragione. Change Your Mind come episodio in realtà è fatto molto bene, devo dire. Il massimo difetto che possiamo notare sono la qualità grafica, che cala un po' quando si torna a Beach City, che cala parecchio in realtà, e il fatto che sia un po' frettoloso il finale, ma dopo Diamante Bianco, perché in realtà penso che l'evoluzione di Diamante Bianco sia stata davvero ottima, perché Diamante Bianco non aveva bisogno di un combattimento che andasse avanti a lungo, no? Cioè, soddisfa di più avere tanti episodi in cui Diamante Bianco un po' alla volta capisce di avere torto, è vero, dà più soddisfazione allo spettatore, ma effettivamente sarebbe stato semplicemente un allungare il brodo. Rebecca Sugar si è sempre distinta per il fatto che in 10 minuti ti faceva provare un sacco di emozioni. Ogni episodio dura 10 minuti. E quindi effettivamente già il fatto di fare un episodio di 40 minuti è stato un enorme passo avanti, un enorme cambiamento. Quindi posso dire con certezza che sì, in realtà l'episodio va benissimo. Non c'è nulla che non vada in particolare. Si potevano fare scelte leggermente diverse? Sì. Ma la struttura c'è, è quella. Per far cambiare idea a un personaggio basta una sola azione. Il problema è che molti non hanno capito quella scena, più che altro perché hanno frainteso di per sé l'idea stessa di Steven Rosa. Perché le tante teorie che noi abbiamo fatto su YouTube, dovete ricordare che non c'entrano nulla con la serie. Ci possiamo azzeccare, possiamo sbagliarci, e purtroppo la risposta è una sola. Ci siamo sbagliati su tantissime cose. Io stesso mi sono sbagliato quando ho detto che Steven è come lo specchio di Lapis. Avevo fatto lo stesso ragionamento di Perla e lo stesso ragionamento di Diamante Bianco, un ragionamento molto logico, ma che non teneva conto del fatto che, ehi, Steven è Steven. È un caso troppo a parte, è un caso troppo unico. E beh, sono molto molto felice di come sia andato a finire l'episodio. E di come sia finita la serie in generale. È stato un ottimo finale di Steven Universe. Il finale più corretto che ci potesse essere era proprio così, con la stessa semplicità, linearità e didascalicità che c'era nel primo episodio, dove ti bombardavano di informazioni di significati simbolici su cui potevi ragionare anche per ore o per anni senza che facessero nessun episodio della Dragon Ball, dove in 60 minuti di pellicola il progresso è minimo. E effettivamente una Gemma che è nata così non ha sviluppato il proprio pensiero, quindi se ci avessero impiegato tanto per farle cambiare idea sarebbe stato leggermente forzato.